fare di più in queste presentazioni è la persona che la fa, vero? Ok, così. Ho detto, un momento, tutta la mia vita è stata a dream board, il quadro dei sogni in italiano, ok? Perché veramente io ho sempre sognato di sposare qualcuno alto, è una persona amorevole, ma deve essere alto, ti alzi, ma non credo. Tutti mi hanno visto. Ho sempre sognato, qualsiasi altro ragazzo ha detto non mi interessa, sono bravi ma non mi interessa, ma lo sono sposato. E da quando ero ragazzina ero innamoratissima dell'America, senza dare nulla, mancare nulla dell'Italia, perché sono orgogliosissima di essere italiana, ok? Così ero innamoratissima dell'America, guardavo tutti i film americani e aspettavo anche, guardavo anche, sai, alla fine dei film che c'è scritto chi è che ha fatto questo, chi è... fino alla fine, quando ti scrive the end, così guardavo, e poi un giorno ho guardato e c'era scritto Cherry, io mi chiamo Teresa, c'era scritto Cherry, qualcuno che si chiamava Cherry e poi un altro il cognome. Mi sono innamorata di quel cognome e di quel nome, ho detto d'ora in poi io sono Cherry. E ho messo sui blue jeans, che portavo sempre i blue jeans, ho ricamato il nome Cherry. La mia amica carissima qui, lei mi chiama Cherry, ok? Per farvi capire quanto io, parlando, prendiamo sempre il fatto del quadro dei sogni, ok? Sognato così tanto che per me era una realtà, ok? Poi, ecco, questo è il quadro a casa mia della bandiera americana. E poi ho sempre sognato di avere dei figli, non era mai staccata la cosa. Quando io sono andata negli Stati Uniti, sono membro della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, e c'è questa famiglia che era lì in giardino, guardava, giocava. Avevo due figli maschi e due figli femmine. E io li guardavo, ho detto, mi sono innamorata, ho detto, io avrò due figli maschi e due figlie femmine. E non sto prendendo in giro, questa è la mia personalità. E così ho detto, non esistono altri. Così è arrivato il primo figlio, oh, e poi sono un pochino più particolare, volevo uno maschio, una femmina, uno maschio, una femmina. Così ho avuto il primo figlio e quando ero incinta del secondo sono andata da dottore e mi ha detto che era maschio. Mi sono fermata a semaforo, sono andata da sola, di solito mio marito viene con me, quel giorno non poteva venire. Sai quando ti fanno le radiazioni, così dice. E così. E mi ha detto che era maschio. E io ho detto, eh no, e io volevo la femmina. Così mi sono fermata lì in macchina davanti al semaforo e io mi sono messa a piangere. Ho detto, Signore, perdonami, perché ho detto l'unico motivo per cui veramente sono dispiaciuta di avere un maschietto adesso, perché io non so come potrei amare qualcun altro come mio figlio. Ho detto, ma per favore perdonami. Così è arrivato il secondo figlio, favoloso, lo adoro. E poi ho detto, ok. E da quando, fin dall'inizio, ho detto, quando avrò la figlia, non ho detto se l'avrò o non l'avrò, no, quando avrò la figlia, il suo nome sarà Rachel. Così ricordatevi di questo, perché è importantissimo. Io ho già deciso il nome, così Rachel era già nella mia famiglia. Rachel non avevo deciso Sabrina, il nome di Sabrina, ma Rachel che è qui. Rachel, ti alzi, che mi disse una cosa. Questa è la mia bellissima Rachel. Quello è quello che è importante riguardo il quadro dei sogni. È così vero che io, anche se Rachel non sapevo come lei, il suo viso e tutto quanto, ma Rachel era già nella mia famiglia, nella mia vita, ok? Poi l'ultima figlia, la Sabrina, okay? La Sabrina non veniva, ho detto, che diavolo, no, io ne devo avere due maschietti e due femmine, non esiste, ok? Ed è arrivata, ok? Oh, ecco, questo vuol dire che avevo dato il nome, così ricordate, se volete qualcosa, il quadro dei vostri sogni dovete già averli, visualizzare già nella vostra vita, deve essere già lì con voi. E questa è la mia Sabrina, e questa è la mia famiglia che ho sempre avuto, e questa è la nuova, ok?
anche con la mia casa, quando questa è la mia casa che la mia sobrina ha fatto un disegno, sono andata a portare mio figlio a questa casa e mi sono innamorata di questa casa. Ho detto no, ma questa casa non posso mai averla. Ma ho sentito così bene nel mio cuore, perché ho portato mio figlio alla casa di questa casa qui, perché voleva fare, ho detto mamma, sto andando ad una festa, ci siamo appena spostati in questo neighborhood, non so se dice, vicinato. E così siamo andati lì, l'ho accompagnato e lui ha... E quando io l'ho portato a questa casa, ho detto, oh mamma, io sento un sacco di amore qui. E poi alla fine ho detto, ma no, poi alla fine ho conosciuto la signora che abita lì dentro, conosciamo membri della chiesa, io ho insegnato a questa signora, la signora ha detto, io adoro questa casa, non andrò mai via perché la adoro. Mi ha detto, ok, Teresa, mettiti il cuore in pace perché non avrà mai questa casa. Ma no, il mio cuore voleva quella casa. Così un giorno, non tanto tempo dopo, quasi un mese dopo, porto mio figlio a scuola e vedo il segno, piccolino così, in vendita, così all'angolo. Ho detto, ma quello è nel nostro vicinato. In questo momento io stavo abitando con i miei suoceri, perché ero in missione, noi avevamo venduto la nostra casa, ho detto, baby, guardiamo la vostra casa e stiamo lì, ok? Quando vi tornate, tranquilli, mi avete detto bene, così non dobbiamo già, vero, comprare un'altra casa, no? Ha detto avremo un pochino più di tempo per trovare la casa, così mi lascerà in pace, no? Alcuni mesi dopo, comunque vedo questo bigliettino, ho detto, oh, ma quella è nella zona dove io vorrei stare. Vado su quella strada, ed era questa casa! E ho detto, ma com'è possibile? La signora... Poi ho chiesto a una mia amica, che non avevo il coraggio di chiamarla, perché non avevo il coraggio, perché dovevo chiedere troppe informazioni, se mi diceva di no. Ho chiesto a una mia amica, ho detto, potresti chiamare e sapere quanto vogliono, perché io non oso. Così non mi ricordo se l'ha fatto o no, finalmente ho trovato il coraggio e l'ho chiamati. Ho detto, sai, cara, sono interessata a comprare la tua casa. E lei ha detto, no, veramente era il marito, mi fa veramente, c'è già qualcun altro che vuole comprare questa casa, che viene da un altro paese, un altro stato. Ho detto, ma allora ha l'appuntamento questo signore? E lui mi fa alle 2. Oh, ok, mi chiama a mezzogiorno. È buono. E questo perché se avete un quadro dei sogni e non c'è... Non ci sono scuse, se c'è un quadro di sogni non trovi le scuse, trovi il modo di farlo, ok? Così ho detto, ok, veniamo a mezzogiorno. Alla fine il signore ha detto, alla fine ho preso questa casa, perché dovevamo tutte e due dare la nostra, chi dava di più l'abbiamo presa noi. Ok, quando, e ancora prima che aspettavo che lui decidesse se prendevo la casa o no, io già sognavo, sognare non è la parola giusta, io vivevo già quel momento dove quando avrei appeso i miei quadri, questa non sono io, l'ho trovato su Google, ma quella sono io nella mia mente, avevo già appeso i miei quadri. Quando sono andata in quella casa, la prima cosa che ho fatto sono andata a prendere i quadri e c'era già il chiodo. No, perché poteva avere il chiodo da qualche altra parte, vero? No, per farvi capire quanto, così, anche se io non ho mai fatto un quadro, ma adesso che io so, che grazie a questa lezione so, che quello che ho fatto nella mia vita è veramente un quadro dei sogni, però, questo è un altro sogno, quattro quadri dei sogni, mi mancava la mia mamma, sentivo tanto la mancanza della mia mamma, la mancanza della mia sorella, questa mia sorella e io, e così alla fine, quando lavoravo alla banca, alla fine della giornata, a 40 minuti dove abito io, cioè 40 minuti di autostrada, vado in macchina, il momento che vado in macchina, immediatamente, io sono in questo, sono qui, sono già in aereo, che sto andando dalla mia mamma e da mia sorella. Alla fine gli ho dato il nome al pilota, perché il pilota mi vedevo quasi così spesso, che il pilota ogni volta mi dice, Teresa,
come sta la sua mamma? Io vivevo quello ogni momento per 40 minuti, per tutto questo tempo, ogni volta che andavo a casa. Oh, la mamma sta bene. Oh, benissimo, allora, arrivederci Teresa, arrivederci Charlie. Il suo nome è Charlie. Ok? E io, quasi alcuni mesi dopo, perché non sapevo come poteva fare per andare a trovare la mia mamma. Vedete questo disegnino? Mio marito adesso l'ha scoperto. Questo disegnino appartiene al mio frigo. Mi fa, pensavo che i nipotini avessero fatto quello. Però sono io, perché quello è il mio vision board, la mia dream board. No, no. La differenza fra dream board e vision board, no, quello è dream board, è che è il sogno grande. Vision board è come andare, ok? E come fare, così c'è questo grande sogno, che per esempio il sogno della casa, io l'ho sognato, ma ho dovuto chiamare. That was my vision board, poi non lo farò, ok? E dove appendo queste cose, ok? Oh, questo è un altro, ho ricevuto questa foto a Natale dai Sorensen, e io adoro la Jennifer. No, Jennifer ed io non andiamo a fare la spesa insieme, non andiamo a comprare ogni due secondi, ma ci vogliamo un sacco di bene, ok? Così io adoro questa famiglia, ma specialmente Jennifer. Così quando mi hanno dato questo biglietto a Natale, io l'ho messo sul frigo. L'ho notato, ho detto miseria. Quando ho fatto questa lezione, ho detto il mio frigo è my dream board. Il mio sogno, come si dice, il quadro dei sogni. Eccolo qua. Così, e volevo così tanto fare parte della sua vita, e adesso c'è Jarek. Alzati Jarek. Non ho detto Jarek, voglio che Jarek sposi. No, io ero attirata a Jennifer. Ed è successo così, ok? But how long have I been on the fridge before I made her? No. I don't know. Non ce l'ho. Comunque. Ok, ho sempre sognato di andare a scuola, e ho deciso quest'anno voglio andare a scuola di medicina naturale. E l'ho fatto, io ho già sognato prima che l'avrei portato a termine, l'ho fatto. Oh, e questo è un altro. Voglio solo, ho capito che in casa mia ho tutte queste cose che non me ne sono accorta. Questa è una cosa bellissima. Prima di tutto voglio farvi vedere il mio più grande quadro dei sogni. Il mio più grande quadro dei sogni è il mio Signore Gesù Cristo, ok? Così ogni cosa che io faccio nella mia vita voglio che sia, almeno per me, voglio che sia, come si dice, allineato con il suo, perché se da sola io sono un pasticcio, non sono perfetta assolutamente. Così, questo qui ogni giorno l'ho guardato e dice l'unica cosa che rende un nemico in un amico è l'amore. E abbiamo la testimonianza proprio qui, Antonella, alzati. Siediti. Chi sono, l'amico o il nemico? Sì, prima l'amica, il nemico e l'amica. Che per favore non ti offendere perché non ti ho preparato. C'è stato un disguido, una cosa che non ci siamo capiti. L'Antonella mi ha chiamato, un'incomprensione, e siamo carissime amiche, ci conosciamo da una marea di tempo, c'è stata un'incomprensione e io sono stata malissimo, così ogni volta che vedevo questo ho tenuto il mio cuore aperto. Ci sono persone nella mia vita che io amo, ma non hanno, c'è stato così, ma dato che questa persona è la mia più grande sogno, quadro dei sogni, ho lasciato aperto questo. Così c'è stata un'opportunità, avevo su Facebook e lei mi ha chiesto l'amicizia e non ho detto, ma figura se ti do la mia amicizia dopo questa incomprensione. No, non ho fatto quello, ho detto, oh benissimo, così subito gli ho detto, ciao cara, questi sono passati anni, no? Ho detto ciao cara, sono contenta che tu hai accettato la mia amicizia, sono contenta, ho detto cara guarda c'è stato un incontro, e lei subito ha detto sì, è la mia stupidaggine, la persona umana, e da lì ci siamo riconnegati.
ed è avverato. Esatto. E ho, poi ho deciso, ho due grandi incompressioni nella mia vita che hanno, mi hanno causato tanto dolore per tanti tanti anni. Ho deciso, 2019 dobbiamo fare la pace ed è finito. Il 6 di maggio, alla mattina, ho fatto la pace con... ho detto ti perdono, guarda che ti ho perdonato, al primo. Nella sera ho perdonato la seconda persona. Così, sono andata in un ristorante e questo è il dream ball, il quadro dei sogni, è il quadro della visione, questo è il segreto. C'è scritto, tu sai cosa vuoi, io sapevo cosa volevo, io so che così la prima cosa che devi, tu sai cosa vuoi è il quadro dei sogni. Adesso mettiti al lavoro e farla diventare realtà. Se io non avevo nel mio cuore il cuore aperto che dicevo ho perdonato te, capisco che sei umano e sei errore, anche se tu mi hai fatto così male, capisco, ti perdono, ti ho già perdonato ancora prima. Mi spiega che non sono sempre io, no, 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 no. Perdonata. Un po' di italiano me lo ricordo, no, sto parlando del mio fratello, non è una persona lontana, del mio fratello, ok? Così ho detto ti ho già perdonato, così, ma perché io avevo, questo era il mio sogno, sapevo cosa volevo la pace con lui, questo è il quadro dei sogni, ma questo è il quadro della visione, ok? Così il quadro della visione è quello che ti aiuta a focalizzare esattamente cosa vuoi. Ma la cosa più importante, se voglio farvi capire una cosa sola stasera, è che, questo pomeriggio, è il quadro dei sogni o il quadro della visione, incomincia da qui. Se non sai esattamente che cosa vuoi, puoi andare a destra, puoi andare a sinistra, puoi andare qui. Succede, la vita succede, qualcun altro decide la strada per te. Ma se tu focalizzi e sai esattamente che cosa vuoi, puoi farlo. È come una mappa. Il quadro dei sogni è la cassa del tesoro, ok? Questo è il quadro dei sogni. La visione è ogni passo di come andare lì. Ok? Per esempio se vuoi fare una vacanza, non puoi dire, oh, io voglio andare in vacanza. Va bene, può essere un sogno. Adesso, quello della visione, dove vuoi andare, quanti soldi hai, come farei da fare da mangiare, che vestiti ti porti, che tipo di tempo farà, che stagione. Non pensate mai, oh voglio fare una vacanza. Pensate come è assurdo? È la stessa cosa. Il quadro dei sogni, il quadro della visione sarebbe assurdo se non fate i vostri piani. Così veramente il quadro dei sogni, il quadro dei sogni incomincia con la visione, un passo alla volta. Questo signore si chiama Joseph Asafar e lui è quello che ha creato veramente la storia di, come si dice, il quadro dei sogni e il quadro della visione, ok? E lui ha fatto parte del segreto, sono sicuro che tanti di voi l'avete visto. Lui ha detto c'è stato un piccolo errore, un errore enorme veramente. Dice la gente pensa che si mette soltanto delle foto. Perdonate questo era tutta un'altra cosa. Questo qui era un esempio, no? Dice perché c'era un errore, perché la gente pensa che soltanto perché ho messo delle foto, puff, c'è la cassaforte, vieni qui, io la apro. Detto no. Aspetta. Lui ha detto no. Dovete avere il quadro dei sogni, dovete sapere cosa volete fare, il quadro della visione, sapere come arrivare, perché una volta che guardi la foto, non puoi aspettare, guarda la foto, arriveranno. No, guardando con la foto ogni santo giorno, ad esempio nel mio frigo, sul mio frigo, ecco perché lo vedevo tutti i giorni che vado in cucina, alla mattina, alla sera, quando torno a casa. Ok, guardando sempre questa foto,
il tuo cervello ti aiuta a capire, a focalizzare e a capire cosa devi fare per arrivare lì. È quello che lui ha detto, sognare, avere esattamente cosa vuoi, sognare va bene, ma devi fare come fare. Ok, ma questa è un'altra cosa che ho trovato che era favolosa, ok? Questo signore, e ho finito poi, questo signore ha detto, ho fatto quello dei sogni, se volevo sapevo cosa volevo, ho fatto quello della visione, lui voleva sapere, per esempio, ha guadagnato tantissimi soldi, diceva io voglio farlo con, voglio condividere questo dono, non mi interessa avere tutti questi soldi ed essere da solo, voglio avere una moglie, qualcuno con cui condividere la mia vita. Ok, così quello era il suo quadro dei sogni, ok? Adesso il quadro della visione, lui ha detto, ma io non sono pronto. Lui ha trovato la persona della sua vita, tutto quello che voleva, tutto il colore, tutto qua. Ha detto, ma il modo per me di attrarre questo tipo di persona, io non sono pronto. Così la mia visione è che devo fare cambiare e di per attrarre questo tipo di personalità. Così ha detto, allora è andato a fare su quello della sua visione, ha messo le sue mete, sì, un consulente matrimoniale. Poi era un po' cicciottello ed è andato a dimagrire, così ha fatto gli esercizi, ad essere una persona un pochino più positiva, un bel po' positiva. E lui, facendo quello della visione, perché la visione è quello che veramente farai, è come per dire, hai una torta enorme che ti piace, lo mangi un morso alla volta. La torta è the dream board, il sogno, il quadro dei sogni. Un morso alla volta is the vision board, il quadro della visione, dove piano pianino, come arrivo a questo posto? Un passo alla volta. Quindi non metti tutti i passi, metti un passo alla volta. E così lui l'ha fatto. Ma la cosa bellissima, lui si è sposato, ha trovato la moglie, adesso è incinta. Bellissimo, aspettano un bambino. Ma la cosa bellissima di questo signore è che lui si è scritto una lettera dal giorno 1, dal primo giorno, facendo i complimenti a se stesso, ma non per dire, guarda che bravo, che sono. No. E qui si dice cheering, quello che faceva il tifo. Bravo. Si è scritto una lettera per ogni cosa che lui voleva portare a termine. E ogni giorno lui l'ha letta, così viveva ogni giorno dalla fine, come per me, senza saperlo, ogni giorno che entravo in quella macchina, incominciava il mio sogno, parlavo con il pilota, parlavo dalla fine, ok? Così ricordatevi, cercate di capire cosa volete. Un bacione a tutti.